Riaprirà domani mattina e non oggi, come si sperava, uno dei due scivoli del porto di Tremestieri, rimasto insabbiato dopo le mareggiate del 5 novembre. Tra autorizzazioni attese perché indispensabili e lungaggini burocratiche varie, il dragaggio è cominciato soltanto lo scorso venerdì. Il tempo stavolta è stato clemente, i lavori hanno così consentito alla ditta di rimuovere parte della sabbia che ha invaso l'approdo. Domani sarà quindi riaperto uno dei due scivoli e questo permetterà che parte del traffico pesante possa nuovamente tornare nella zona sud, evitando l'ingolfamento del centro città. I tir attualmente partono infatti dalla Rada San Francesco e dal Porto Storico. La ditta che si occupa dello sbancamento ha concluso solo da terra la liberazione dell'approdo della sabbia. Il materiale che è stato recuperato per ora è stato ammassato in una zona dell'area di Tremestieri e da quel punto poi sarà trasportato, probabilmente via terra a Galati, per un progetto di ripascimento della costa. Più lungo invece è il dragaggio completo del porto, che consentirà la riapertura anche del secondo scivolo e quindi la liberazione del fondo da 25.000 metri cubi di sabbia. In questo caso l'autorità portuale ha bandito una gara che si svolgerà questo giovedì alle 12.30. L'impresa che si aggiudicherà l'appalto da 200.000 euro avrà poi 10 giorni di tempo per concludere i lavori.